Buonasera Quintino, è stato citato tante volte il nostro giovane e valente editore, come lo definisco io. Quintino Pallante, dunque siamo nuovamente alla fine di un'altra edizione speciale, possiamo dire. Cosa ne pensi, come pensi sia andata, cosa hai visto migliorato, insomma qualsiasi cosa ti senta di dire. Tenemosi nel cuore, questo è il terzo anno che viene presentata al pubblico molisano, al pubblico di Telemolise, e devo dire che è ogni anno un'emozione perché veramente in un'unica serata riusciamo a mostrare quello che il Molise qualche volta nasconde, cioè i talenti e soprattutto le grandi personalità che noi nel nostro piccolo premiamo e che vogliamo mostrare al nostro pubblico. E dunque, naturalmente scendono i titoli di coda su questa terza edizione speciale, però voglio dire c'è stata un'organizzazione importante dietro, un lavoro importante dell'emittente, tanto impegno, gli sponsor, insomma è una macchina che lavora a 360 gradi. Sì, devo dire che l'impegno è stato grandissimo, infatti devo ringraziare sempre non solo tutti i nostri collaboratori ma tutte le persone che anche all'esterno ci aiutano tantissimo, infatti questo è un risultato non solo di Telemolise ma veramente di tantissime aziende che chi per diciamo, l'audio, chi per le luci, chi per i fiori, chi per la musica, chi per anche il buffet di fine serata ci hanno aiutato, o meglio insieme abbiamo realizzato un qualcosa che era da ricordare assolutamente. Io ho avuto l'onore di conoscerlo, tra l'altro in sala c'è un'amica mia storica, Anna Favi, che prego di venire qui a ritirare questo che è venuto apposta da Perugia, eccola qui, e non t'avevo visto. Lei è stata collaboratrice del Campobasso. Anna, ti vedo adesso, complimenti, sì. Perché sei sempre in forma splendida. Anna Favi dunque, presente anche in questa edizione, insomma premiata come con l'azienda Tricomedit, dunque com'è andata? È andata molto bene, ho già fatto tutti i ringraziamenti del caso, siamo orgogliosi di ricevere questo premio da una emittente televisiva di spicco come Telemolise e ci dà una spinta in più per andare avanti nella ricerca e continuare con la prevenzione e lavorare sodo per la salute di tutti e il benessere di tutti. Abbiamo già iniziato qualcosa, soprattutto quelle che faremo a fianco dei molisani e del Molise. Una è con l'associazione Talenti e Artisti Molisani, insieme a Tricomedit, insieme ad Ambalt e a Sassi d'Autore, con un artista internazionale che è Stefano Furlani, che metterà a disposizione la sua arte gratuitamente per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal sisma. E faremo un tour che si chiamerà Sogni e Sassi e partiremo da Porto Sant'Elpidio proprio come location, cioè questo camping dove stanno adesso tutte le persone insomma, che sono state colpite da questo sisma. Inizieremo con dei laboratori per bambini dove l'artista aiuterà i bambini a creare delle opere. Queste opere verranno messe di volta in volta sul web e faremo un'asta di beneficenza e di volta in volta fino all'asta successiva chiunque potrà acquistarle e i proventi verranno devoluti appunto a queste popolazioni. 12 tappe, tra queste tappe non poteva mancare Campobasso e quindi sarà un evento importante con artisti e talenti molisani e sarà un momento culturale importante, un momento sociale e una terra come il Molise non si è mai tirata indietro in questo. E alla fine di questo tour concluderemo a Fano, che è la città natale di questo artista, e anche per ringraziare tutti i tifosi del Fano Calcio e la città di Fano in particolare che si è esposta e si è prodigata tantissimo per aiutare tutte le popolazioni
e faremo lì il Gran Galà del Cuore con tanti ospiti, musica, spettacolo, e i proventi anche di questa serata andranno sempre alle popolazioni. Stiamo cercando di fare il possibile, Tricomedit è sempre in prima linea nel sociale, nella cultura, nello sport, nello spettacolo, e ci auguriamo di poter sostenere sempre più giovani, perché i giovani sono il futuro sia nella medicina, nello sport, nella cultura e nella vita in generale. Per Luigi Di Orio, in rappresentanza della Di Orio S.p.A., dunque premiata l'azienda di famiglia, voglio dire, a questa puntata speciale di Domenica Sport. Sì Luigi, grazie a Telemolise che ci ha dato la possibilità di festeggiare anche noi questa sera con la premiazione ai 120 anni di attività. Che dire, 120 anni di attività, 120 anni di storia, di amore, di passione per il proprio lavoro, ma soprattutto di continuità, di generazioni in generazioni, che affronta le sfide di oggi e cerca di affrontare anche le sfide del futuro. Allora, vorrei far consegnare questo premio, se ce la fa ad arrivare qua. Ce la fai, Antò, piano piano, non ce la fai. Neanche accompagnato? Dai, lo accompagniamo noi. Antonio Marzitelli, che è titolare di un bar pizzeria storico qui a Campobasso. Ecco, mi ha promesso, ha detto ci vengo, basta che mi fate stare seduto. Però lui è veramente un imprenditore storico, Anna, della città di Campobasso. Antonio Marzitelli, dunque, per la seconda volta, il secondo anno presente a questa puntata di Telemolise nel cuore. Dunque, com'è andata? Abbastanza bene, forse anche troppo bene. Tutto secondo i piani? Tutto ok. Ecco, dunque, ha avuto insomma anche il compito di premiare Anna D'Amico, insomma in rappresentanza della ditta D'Amico Arreda, e voglio dire, è comunque un motivo di gioia e soddisfazione poter... Certo, è soddisfazione, come sono imprenditore pure io, anche imprenditore anche loro. Tutti imprenditori molisani. Imprenditori molisani, che facciamo onore tra di noi, che perlomeno siamo un popolo grande. Un popolo grande che va contro anche le difficoltà. Anche contro, maggiormente contro di quelli. Purtroppo bisogna andare avanti col bene, col buono e con la forza. Donato Tronca, Telemolise nel cuore, insomma com'è andata? Benissimo, grandissima manifestazione, come ogni anno, tantissima gente, tantissimi premi, bellissima manifestazione. In rappresentanza ovviamente sempre anche del torneo della Madonna del Carmine, che da anni insomma collabora insomma con noi di Telemolise. Certo, ormai la Madonna del Carmine con Telemolise ha formato questo gemellaggio che deve continuare. Diciamo fino a quando faremo il campionato. Telemolise è vicino a noi e noi siamo contentissimi. Massimo Tucci con l'H2O Sport, dunque premiati come società Telemolise nel cuore. Sì, siamo veramente molto contenti di questa premiazione e devo ringraziare Telemolise per una manifestazione bellissima che ha coinvolto tutto, non soltanto il mondo sportivo, ma ha coinvolto un po' tutto il mondo, anche dei personaggi illustri di questa regione. Noi come società siamo veramente contenti, 18 anni di attività, festeggiarli così forse è la maniera migliore, e diciamo questi 18 anni sono un sogno che si è realizzato, insomma, con tutti questi grandi risultati in questi anni, la nostra crescita anche sulle varie piscine che gestiamo di Campobasso, Termoli, San Giovanni di Puglia e Canedò di Roccavivara, e poi soprattutto insomma questo premio a mio avviso lo devo condividere con tutti i miei soci, i tecnici, gli atleti e le famiglie degli atleti che in questi anni ci hanno sostenuto. Domenico Scarnata, Massimiliano Di Cuia, dunque una battuta, niente di difficile, però premiati insomma con la Chaminade a Telemolise nel cuore, come avete accolto questo premio? No, siamo molto felici di questo invito, l'abbiamo accolto veramente nei migliori modi, anche i ragazzi erano felicissimi, peccato che non tutti hanno potuto partecipare, ma diciamo che con la testa c'erano tutti. Ecco, dunque Massimiliano, vuoi aggiungere qualcosa? Guarda, voglio ripetere quello che ho detto pure nell'intervento del premio. Alla fine
La vittoria è di tutti quanti, la vittoria non è solo ovviamente la nostra, siamo venuti a ritirare un premio fisico, però è di una famiglia intera, la Chaminade, come forse tu ben sai pure, è una famiglia che fa la vittoria, quindi questo volevo ripetere, siamo contenti così. Elio Perrella, dunque rappresentanza del torneo Boiano Mundial, presente a Tremolise nel cuore. Sì, siamo stati onorati di aver ricevuto l'invito dal direttore Antonio Di Lallo, quindi siamo venuti con piacere in questa magnifica serata che ha riunito tante grandi eccellenze molisane, sia dello sport sia anche di altri ambiti, quindi è stata davvero divertentissima, bellissima serata. Ecco, con te c'è anche Valerio Facchino che insomma organizza con te, ma soprattutto gioca a calcio barile al Boiano Mundial, insomma una bella serata. Una bellissima serata, molto divertente, siamo stati veramente bene. E dunque da ripetere? Sicuramente. E Boiano Mundial sempre da ripetere, Elio? Boiano Mundial, già siamo al lavoro, già da questa sera abbiamo gettato le basi per cercare di fare qualcosa che assomigli vagamente a una cosa così grande come può essere questa serata. E davvero Telemolise ha dimostrato ancora una volta di essere una TV non della nostra regione, ma a livello italiano una delle migliori emittenti. Porta un po' lo sport, chiunque faccia un po' di sport anche a livelli bassissimi, come dicevano alcuni calciatori campani, come se stai alla domenica sportiva, e molti vengono a giocare anche per domenica sport in questa regione.